Sarai sempre nel nostro cuore. Oh, è un attimo. Si parte per una nuova giornata, ragazzi. Alessandro, purtroppo ieri ha capitolato il KTM. Eccola qua, la moto preparata per i raid africani, pronta per qualsiasi avventura in off-road. Ed eccolo lì, il mezzo che la riporterà a casa. Ed eccolo qui, lo stronzo che è dovuto partire dalla Val di Susa per venire a recuperare sto rottame di... Eccola qua, ready to race! È il Toby Price dei Noartri! Sospensioni Ohlins, utilissime sul furgone, levi in Ergal, coppiettine, tutto quanto in Ergal, perfetto per stare sul furgone. Al momento praticamente ci troviamo in zona di Ovada, quindi oggi ci rincontriamo con il gruppo di Enrico che hanno dormito in tenda questa notte. Stiamo salendo in direzione di San Luca, praticamente Giusto e Fabian, da che erano con noi, ci hanno detto no, noi siamo con gli altri. Ma come con gli altri? Cioè, Ciurmaia, ci siamo! A cannone, senza fermarsi oggi, ragazzi. Mi piace vincere facile. Ed è una Caronte. Luce e suoni. Vai bestione, vai bestione, vai, vai così. In che senso? Ah, ok, ok, proviamo. Mamma! Mamma! Sì, bello impegnativo sto pezzo. Niente da dire. Si è avuto difficoltà pure Gabriel, che va di ignoranza satanica davanti a ogni cosa. Che botta di sangue che mi avete fatto fare! Che bello, ragazzi! Qua sopra è uno spettacolo. Non è dei migliori qua, Questo è solo l'inizio. Compare Giusto. Come si appoggia, come si appoggia il buon Giusto. Ma come crescono forti, sani e belli questi ragazzi! Mi ha giusto sembrato incazzare in mezzo agli altri! Solo io mancavo. Uno, due, tre! Aspetta. Ok. Non è che sia così difficile, è solo che andavo troppo piano e mi sono distratto. Vabbè, cose che capitano.
No, ti prego, non cadere. Ti prego, è caduto. Aspetta, aspetta. L'avevo immaginato. Tutto a posto? Uff, che fatica, ragazzi. Che soddisfazione che mi ha dato sto ragazzo in questi giorni. Prima volta in off-road, moto uguale alla mia, spirito di patate. Una a testa. Prima io e poi lui. Guarda là. Sono caduto proprio come una minchia di mare. 200 metri più avanti, faccio la curva, sento suonare. Mi fermo un attimo, dico che è caduto pure lui. Poi sono andato avanti e c'era Marco che è caduto. C'è una strage ha fatto quella discesa là. È giusto, voce dall'oltretomba. Faccio una foto. Quella era una balatuna, non una lettiera. E senti balatuna. Il balatuna. Gerard, an interview for the press. How was this experience with the guys with the bus? Very good, very good. Crazy. I was expecting the Italians to be a bit crazier, but not, you've been, not so you've been crazy. Up to the level. Rimasto contento, dice, mi aspettavo che gli italiani fossero pazzi, ma non fino a questo livello. Diciamo che gli abbiamo dato un po' una bella ignoranza. Abbastanza. Di ignoranza. Faremo di meglio.